Creato o è divenuto l'universo? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa in our deathless self within. The following commentary is based on the teachings of Paramahansa Yogananda. The Gospel of St. John, chapter 1, contains a passage that explains the essential truth that creation is a process of becoming. The universe is not separate from God, the Creator, but a part of Him, even as our own dream creations during sleep are figments of our consciousness. God's is the life, God's the reality. Not a melody could be composed, not a poem written, were the melody and the poem not already there, simply waiting to be expressed. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Ego-directed desire is like static. It distorts the radioed messages of infinity. But the pristine impulse from the divine, undistorted by limitation and delusion, is the life that gives rise to all that is. As the seventh chapter of the Bhagavad Gita states, I am the fluidity of water, I am the silver light of the moon and the golden light of the sun, I am the Om chanted in all the Vedas, the cosmic sound moving as if soundlessly through the ether. I am the manliness of man. I am the good, sweet smell of the moist earth. I am the luminescence of life, the sustaining life of all living creatures. I am self-offering in those who would expand their little lives into cosmic life. O Arjuna, know me as the eternal seed of all creatures. In the perceptive, I am their perception. In the great, I am their greatness. In the glorious, it is I who am their glory. Thus, through Holy Scripture, God has spoken to mankind. Oh, oh. Buongiorno, da nuovo a good tutti morning, anche quelli che everybody. Sentono da casa. To per me ho contemplato un po' stamattina sul fatto che morning, possiamo essere uniti con tanti so paesi, united, con tanti many, amici many and allo stesso tempo. At the same time. E per me è un miracolo. This e se io a penso a 15 anni fa non sarebbe possibile. E se io that penso al mio nonno che l'ho amato molto, e lui direbbe questo è l'opera del diavolo. Invece è una possibilità divina che ci unisce true, e ci dà questa possibilità. E anche it's l'altro will, giorno abbiamo parlato con quando facciamo il Kriya. E il Kriya ci sono anche i nostri amici della Russia e qui ce ne sono differenze, diciamo non possiamo Russia. Fare tanto presto perché ce ne è tanto tardi perché c'è una differenza di 10 ore fino a Roma e fino a Vladivostok perché ce ne abbiamo Roma alcuni a Vladivostok.
Where we have these devotees, so that's really the problem. Otherwise, nella Bhagavad Gita, we are in touch. Dice, in the Bhagavad Gita, sono tutto questo. We heard e non God dice, says, io I am io all sono this. In questo. I am in e questa this. Una grande differenza, and this is a great perché difference. Vuol dire che e Dio so, è coinvolto God doesn't in say, tutto. I am in this. He e says, c'è un I bellissimo am canto this. Di Swami anche. There is a beautiful chant by Swami Kriyananda. E che cosa è l'amore? E qui dice, ogni atomo every atom è il suo trono. Is e his noi throne. Siamo sciocchi se cerchiamo di limitare. Silly if we e try noi, to limit God. Se noi viviamo in questo modo, if che vediamo che Dio in that way, and we see God in every atom of creation, snowing down here non in another, and every snowflake in is different. Sono c'è la individualità. In every snowflake, se there is a sort of individuality. E anche if we una, look at them at sai, the tutta la vita è un miracolo. We see e Einstein diceva, Einstein ci sono due modi di vivere. There are two ways o diciamo che i miracoli way, non ci sono, in one o way you say è tutto that nothing un miracolo. Is a miracle. E in per the second, me that everything is a miracle. Facilità è molto fa più facile la vita se vediamo in questo modo. I think life is e perché much no? Easier perché, and more fit sai, if we quando see a noi vediamo everywhere. Adesso guardiamo il mondo, se accendiamo il TV o when accendiamo la radio, our television, e radio, possiamo, computer. E possiamo o vivere nella paura o nella ansia in fear, in o anxiety, nella, nel nervosismo e, o possiamo non dare tanta attenzione a queste cose. Perché not se to give entriamo, much l'altro giorno facevamo un news. Bellissimo incontro con Jyoti Shandevi, forse anche alcuni di voi with Jyoti Shandevi years e dice, ago. Se noi they entriamo said, in queste cose, o io odio il governo perché mi ruba la libertà. Oh Dio mio, tutti sono qui solo per sfruttarmi. Se entriamo in questo modo di vivere, e diveniamo way, anche questo, diveniamo nervoso, diveniamo arrabbiato, diveniamo angry, tutte queste qualità. Invece in se ci concentriamo sulle cose belle, e ce ne sono così tanti, so guardiamo solo questa look neve, outside, guardiamo stamattina, down, io sono andato today. Con i miei cani, this morning è I went una with meraviglia, che loro non vedono, loro godono la vita e sono pazzi quando vedono la neve, giocano e sono... E anche quando li prendo esprimono when, solo la bontà, esprimono them, l'amore home, di vedermi, l'entusiasmo only, di vedermi. E noi dobbiamo divenire, Gesù diceva, divenite come i bambini. Just se like children, non se perdiamo questo Bible, aspetto di miracolo says, o sempre qualcosa like di nuovo, sempre nuovo, find nuovo, only nuovo. Something se perdiamo new questo, perdiamo veramente, it, perdiamo, possiamo anche perdere la vita nel you senso che non viviamo con gioia. You don't live in joy. E così dobbiamo so, vivere e dobbiamo ogni mattina dobbiamo chiedere la prima cosa, per me non sempre la prima, ma ask. Dovrebbe essere la prima cosa ask, di yes. Ringraziare Dio. To di thank dire, God, Signore, saying, dire, Lord, Guru, ci, grazie Master, per questa nuova giornata, thank you for this new day. Grazie per tutti i doni thank che tu mi vuoi dimostrare. Aiutami me. Che li capisco help nel modo giusto, che non right way, vedo tutto il brutto, ma vedo bad. La bellezza tua. Perché things, è sempre, sai, e anche dalla natura. In e nature, possiamo imparare così tante cose. Lot. Stamattina l'ho visto morning, un piccolo fiore, ce I ne sono ancora perché non sono tutti morti ancora, alcuni sono few, anche più resistenti che winter. Altri. L'ho visto una piccola, si chiama Veronica quel fiore, è un piccolo fiore con Veronica, quattro petali blu, ma un blu it's più bello blue che il flower. Cielo. Beautiful oh no, riflette blue. Il cielo. E riflette like la bellezza di Dio. It e qui ho pensato anche in mezzo tutto secco and un po' every, sai, si potrebbe dire dry, è brutto
ma niente è brutto perché tutto in trasformazione dal foglio grigio del foglio marrone del foglio schiacciato sotto la neve cresce la nuova vita, crescono nuove piante e l'ho riflettato, riflettuto su quel piccolo fiore che qui è, l'ho sentito veramente, l'ho sentito la chiama. La chiamata di Dio, the call of God, guarda, behind that small io sono flower. In questo fiore, look, I'm here io sono in this tutti small flower. I fiocchi di neve, io sono nell'acqua, io sono water. Nella brezza del vento, io sono nel calore, sono il, no, non sono il, io sono more, in questo, I am in, questo in tutti questi attributi che troviamo. E la cosa che Swami dice, e tutti dicono, Swami l'importanza di non dimenticare il donatore in questi. Se ci perdiamo solo, oh che so bel tramonto, oh che bel sunset, che bel uomo, che bella donna, che, bel, woman, che bella man. Neve, che bel vento. Nice. Se non ringraziamo Dio, se non includiamo, noi dobbiamo, era questo che Maya Devi God. Ha detto, di offrire ogni respiro a Dio, offer se capiamo God, di vedere anche, il, perché il più grande dono è il respiro, il, perché senza il respiro without non ci siamo, breath, e di fare il nostro, la nostra preghiera possiamo fare il respiro perché il respiro è sempre con noi se riuscissimo a fare questo che Maya Devi diceva offrirsi e abbandonarsi in Dio in ogni respiro. Mi ricordo quando anni fa facevamo le gita in verso il verso i santuari di San Francesco e qui abbiamo fatto questo esercizio di camminare con il respiro e qui si può anche imparare di fare questo perché se and diciamo sì sì ok io l'ho sentito ma sperimentate quando camminate adesso anche quando walk, lasciate even il tempo now after the ceremony is finished, offrirsi temple, a Dio e di rilassarsi in Dio con ogni piccolo respiro e il to do that with no, riguardando take, alla vita giornaliera thinking of che, our daily life, sai, possiamo svegliarsi e chiedere a Dio we can wake up, Dio aiutami God. God, di vedere tutto quanto, ma ci vuole anche un po' uno sforzo di ricordarsi, per esempio quando andiamo nell'ufficio, qui non andiamo, sì anche qui andiamo negli uffici, ma se andiamo, io vado nel campo, dopo posso andare, oh mamma mia, adesso c'è tutto fangato, tutto brutto, tutto... tutte le piante morte, ma posso vedere anche quel piccolo fiore che abbiamo e di concentrarmi look, su questo aspetto divino nelle cose belle. Quando andiamo nell'ufficio, nella città, e possiamo, come affrontiamo il diciamo la collega o il collega brontolante che sappiamo che c'è un po' così a questa disposizione possiamo dire allora say, mi concentro sulla sua le brontolate o cerco di vedere anche in lui will perché I noi sappiamo, non sappiamo come sta lui, se non conosciamo higher. Bene, we don't know spesso the non conosciamo well, le persone, probably. Forse si è svegliato e è uscito col piede sbagliato del letto e così dobbiamo sempre considerare o cercare so almeno considerare da dove take into viene consideration questa where this person comes from. E se capiamo and io try to understand ogni tanto this person. Riesco a fare di vedere sometimes tutte le persone, anche i grandi, anche i vecchietti, come un bimbo. As children, also grown-ups, I try to look at them as small children. When you look at a small child,
Your heart opens. Now we are all grown-ups. So if we could see the child in every grown-up we meet, it would be much easier to forgive every person. So try to look for this aspect in every person you meet. I think it will help you a lot. There is a beautiful story about Saint Teresa of Lisieux, who for me is one of the most important lessons I learned. She was very young in a monastery. She was a nun. And she was full of fervor to find God. And other nuns have been in the monastery maybe for 50 years. And one of these nuns was a person who complained all the time. Saint Teresa loved everybody, so she always prayed every morning, "Lord, help me a beautiful thing in that nun." And then days passed, and it was not possible to see anything positive in the nun who was always complaining. But one day, Teresa saw it was winter, it was snowing, and birds couldn't find food. She saw that this bad nun was collecting all the crumbs from the table and small pieces of bread, and she fed the birds. So Teresa from Lisieux said, "I am so grateful, God, because I saw now the goodness in that nun." And they say that this, with this prayer, she always thanked God for the goodness of this nun. So little by little, that nun was changed. She found love for God, more love for God, and was changed. So if we learn to see the beauty in person whom we don't like, that will help us a lot. There is always goodness in people. I think that the worst criminal must have something good. Our sister Cecilia might share with you a lot, because she works with people in jail. With the criminals who have been put in jail for life, and she said that giving love, sharing love with them, seeing goodness in them, they actually have it. This morning I was trying to light my stove, and the matches didn't work really well. The fire was very small, so I started blowing on the small flames in the stove. After a while, the fire came back. So the same for us. If we blow on the goodness of others, the fire of goodness will become stronger, and we will be able to see the flame of God, the love of God being born in that person. And this flame of love will transform that person. We all want to send blessings for the world, so and there are many ways to do that.
There is so much good in people, in nature. Even though we are in a traffic jam, and maybe people are nervous, we can think. We can try to listen to the Om sound behind all the sounds of the traffic. And if you have a great truck that is able to create a strong Om. So, I think we have to milk life for joy. And if we do that, we will find joy. I was born in a farm. And you know, if you don't milk the cow, you won't have milk. I want to share a small episode. I was the youngest of seven brothers. When I enter the stall, I remember my father used to milk the cow, and from 5-6 meters, he sent me milk, and I was there with my mouth open to drink the milk directly from the cow. So I grew up there. We didn't have any problems with all the bacteria and... This also might become an obstacle to enjoy life if we always think of illnesses, bacteria, if you think you have to defend yourself all the time. Anyway. So we have to learn to milk life to find joy. And you will be sure that you will find it. Yogananda said, God is joy. And Swami Kriyananda wrote a beautiful chant with that title, God is joy. Sometimes I mix up words in the different languages, Helmut says. I remember a speech from Jyotish. He said, not to concentrate on the tiny things of life, because you pollute your life, your mind. And remember, your mind becomes what you think. If you concentrate on beautiful things, you will become beautiful. If you concentrate on bad things, difficulties, you will become that. Every morning when we wake up, it's a new day, it's a new beginning, new life. And we can think of the libra, of the scales, sorry. And we have to try to balance that scales. So as joy has the greatest weight, so joy should weigh always more. At the end of the day, look at your scales. If the weight of the joy is more, then it's a beautiful day. A life without God is a lost life. So include God. Ask God to be with you. Yogananda said, He's the nearest of the near and the dearest of the dear. So
If you are on a spiritual path, you know that God lives in you, in your heart. And also in the affirmation we just did, we saw that the more we love, the more we become the love itself. This is my wish for you. Include always God more and more in your life. Don't think God is far, something abstract. God is the dearest friend. All the masters say, God knows us much better than we know ourselves. And God knows all the most secret thoughts you have. Yogananda said of his disciples, I know every thought you have. So God sees everything, he knows everything. But God is also forgiveness itself. So don't be scared or don't feel judged. Don't try to hide. So this is my wish for you, that you might include God and Master more and more in your life and all the saints in your daily life. God put us in a specific place, and there we should find him. You cannot say it's the wrong place. Oh, if I were in the Himalayas, if I were in Ananda, if I were... No, God put you exactly in the best position, in the best place to find him. Jai Guru.